50 anni, sono un giro di boa importante. Barcolana è partita il 19 ottobre del 1969 come una piccola regata di circolo ed è cresciuta nei decenni fino a diventare la regata più grande al mondo nel 2017. In questo percorso, lungo questa navigazione, è stato fondamentale il ruolo della Capitaneria di Porto di Trieste, che ha sempre garantito con i suoi uomini, i suoi mezzi, la sicurezza in mare. La sicurezza è stata un elemento centrale per consentire alla manifestazione di crescere anno dopo anno. Le tante imbarcazioni che sono arrivate a Trieste hanno navigato sicure in un'acqua che appunto è stata presidiata dagli uomini e dai mezzi della Capitaneria di Porto di Trieste. Quindi davvero un grazie all'ammiraglio Pettorino per aver voluto essere presente all'inaugurazione di Barcolana 50 e un grazie a tutti i 13.000 uomini della Capitaneria di Porto che lavorano ogni giorno per la sicurezza dei mari italiani. La presenza della Capitaneria in questo evento è stata importante in ogni momento e continuativa, e questo è anche il senso della mia presenza qui in questi giorni, durante i quali ho incontrato i ragazzi dell'Accademia Nautica della Marina Mercantile, ho incontrato i ragazzi dell'Istituto Tecnico Nautico, momenti importanti che si coniugano a quanto il mare è legato alla città e la città è legata a questo elemento bellissimo, un'area espositiva nella quale c'è una qualificatissima presenza della Guardia Costiera, si accompagna inoltre insieme alla presenza in banchina, le immagini lo possono testimoniare, di nave Gregoretti, proprio ormeggiata di fronte alla Capitaneria di Porto. Quindi tanto mare in un porto importante come quello di Trieste, con la Guardia Costiera da protagonista. Quest'anno avremo quindi l'esposizione della nostra area più importante assieme all'apertura di tutte le rive. Questa è la riva del Golo IV della Guardia Costiera di Trieste e potrà essere aperta alla cittadinanza come l'anno scorso per tutto il periodo dei 10 giorni di questa Barcolana 50. Il nostro elemento ulteriore e finale di avanguardia che è il Rescue Runner, sarebbe una sorta di moto d'acqua specializzata in attività di soccorso velocissimo in mare. Questi elementi saranno tutti schierati e saranno oggetto quindi di una possibile iniziativa continuativa e di abbraccio nei confronti della popolazione della Barcolana 50, in cui le nostre rive saranno aperte al pubblico in un unico abbraccio che tendiamo nei confronti anche della popolazione che vorrà venirci a visitare. E viva la Barcolana e viva la Guardia Costiera!